Con 50 km nel magnifico paesaggio del Gran Sasso torna l'ultramaratona, giunta alla 9ª edizione. I punti cardine di questa manifestazione: il rispetto per l'ambiente prima di tutto, la collaborazione tra le associazioni e la qualità della manifestazione. Che numeri ci saranno per questa edizione 2019? Allora, i numeri sono molto importanti, che ci collocano quasi al terzo posto a livello italiano nelle ultramaratone, quindi ultramaratone parlo di 50 km. I numeri sono 550 iscritti. Purtroppo, sempre per la qualità della manifestazione, ho dovuto a tutti i costi bloccare il numero delle iscrizioni, anche perché facciamo una medaglia molto importante che è tutta dipinta a mano e chiaramente l'artista, che si chiama Aurelia Persico, a fare delle medaglie in più per 100 persone in più incomincia a essere un problema, e questo ci ha un po' bloccati, ma soprattutto per la qualità della manifestazione che ci ha dato la forza negli anni alla fine. E infatti il numero si vede di quelli che mi danno una mano, che sono le società quasi le più importanti, insomma, abruzzesi, come la Runners Pescara, la Tocco Runners, Let's to Run, Podistica Alternativa, Vini Fantini. Quindi organizzare i ristori è un qualcosa di una 50 km, è qualcosa veramente di complicato. Grazie a loro riusciamo a portare questo evento in Abruzzo. E noi, lavoro bellissimo come sempre, perché ci dà l'occasione di ospitare un evento della WISP regionale, ma che poi ha una rilevanza assolutamente nazionale, e ci dà modo di far vedere casa nostra, di far vedere le nostre ricchezze, le nostre bellezze. Siamo contenti che un evento regionale venga su quello che viene definito il Tibet d'Abruzzo, perché vuol dire che effettivamente la qualità dei posti c'è. Cerchiamo di dare noi anche supporto a livello organizzativo per tutto ciò che può servire, collegamenti, contatti, logistica, quello che può essere utile, e come WISP appunto ci mettiamo a disposizione di chiunque decida di organizzare qualcosa da noi, con noi e per noi. Perché il binomio sport e turismo è un binomio perfetto. In questo caso ci si abbinano tante altre cose, perché oltre alle bellezze ambientali abbiamo anche bellezze dei borghi. Si parte da Santo Stefano, che ha una storia, una tradizione, ci sono la nostra bellezza enogastronomiche, è un territorio che ne offre tante. E ogni volta che vengono fatte queste manifestazioni, successivamente abbiamo un ritorno di turismo dovuto a famiglie che vengono e ci dicono che hanno conosciuto questi posti grazie al marito o alla moglie che hanno fatto la gara, e quindi ben venga, è un turismo a costo zero per noi comuni. L'organizzazione è super collaudata, ormai c'è una sinergia tra pubblico, tra associazioni e soprattutto tra operatori, quindi diciamo che andremo forte.